addirittura senza alcuna parola in più. Il presidente di Sorrisi che notano e tabella, Maurizio Casciani. Mi sono portato la clacca così almeno mi sentivo, mi davano coraggio. Niente, soltanto due considerazioni che ritengo molto importanti, al di là degli aspetti poi del programma e di tutto quanto che li tratterà sicuramente meglio Stefania. Io volevo ringraziare sicuramente tutti quanti, quelli che ci sono stati vicini in questo periodo, li avete già capiti, che praticamente questa manifestazione non poteva riuscire se non ci fosse stata una totale sinergia di tutte le istituzioni. Devo soprattutto ringraziare tantissime realtà istituzionali e private che ci sono state vicine, la Fondazione Cariche, la Banca di Viterbo, la Confesercenti, Confindustria, la Confartigianato, sponsor privati come Scarpa Mondo, la CIA, insomma veramente c'è stato un grandissimo movimento, poi adesso rischio di dimenticare qualcuno. Un'altra cosa importante che ci tenevo a ringraziare è stato l'apporto delle Forze Armate, che grazie a un protocollo che esiste tra il CONI e le Forze Armate è possibile in manifestazioni di questo genere avere un supporto dalle Forze Armate, e devo ringraziare veramente qui tutte le autorità militari che sono presenti, dell'Aeronautica e dell'Esercito, il generale Ranuccio e tutti quanti, perché? Perché diciamo, l'Aeronautica ha messo a disposizione alloggi per il personale e la mensa, l'Esercito ha messo a disposizione dei pullman, tutti si sono mobilitati per questa cosa, ed è quindi un bel segnale che ci viene dalle Forze Armate che sono pronte quando noi ci vediamo. Io vi aspetto tutti quanti ai vari eventi, io spero che il 22 per la cerimonia di apertura ci sia una grande festa di tutti, e speriamo che ci sia anche tanta gente che ci venga a sostenere in questa festa. Poi le gare di tutti i giorni, invito veramente tutte le autorità, anche soltanto 5 minuti di tempo per venire a fare una premiazione e per fare contento un ragazzo speciale. Grazie.